Giorgio Lupano, Corrado Corradi, che non è un gioco di parole ma è il tuo personaggio in Sacrificio d'amore, un personaggio che però ha un lato parecchio oscuro, dici un po'. Lato oscuro arriverà a un certo punto. Il mio personaggio inizia nel migliore dei modi. Lui è un uomo realizzato, è il proprietario delle cave di marmo di Carrara, di una parte delle cave di marmo di Carrara. Siamo nel 1913, quindi un secolo fa. Ha una moglie che ama, Francesca Valtorta, Silvia Corradi. Ha un figlio, è un uomo realizzato, è anche un uomo liberale, di ampie vedute, che tratta la moglie alla pari, che è una cosa inusuale per quei tempi, no? C'era molto maschilismo ancora, le donne no, erano relegate al ruolo di madri dei figli e poco più. Invece lui consiglia un rapporto paritario, lei ha molto spazio in famiglia, sono una coppia aperta, una coppia moderna, diremmo. Forse un po' troppo moderna, visto che Silvia incontra e si innamora di Brando Pizzi, Francesco Arca, un cavatore del marmo, un mio dipendente, che oltretutto è un fomentatore di ribellioni, proteste e scioperi. In quegli anni a Carrara nascevano i movimenti anarchici che cercavano di tutelare i lavoratori. E questa passione di Silvia Corradi farà sì che Corrado, il mio personaggio, subisca un cambiamento, cioè come ci si comporta di fronte alla perdita dell'amore e del mondo che si era costruito insieme. Cosa succede? Succede che Corrado scopre di avere dei lati poco edificanti, dei lati negativi, dei lati oscuri, di essere capace di provare rancore, di essere capace di tornare indietro, fare un passo indietro e tornare a essere maschilista, di tornare a essere un padrone autoritario. Darà sfogo a tutte le sue vendette per ostacolare la passione tra Silvia e Brando, per rivendicare i propri diritti, per affrontare questo suo grande amore che è diventato odio, tanto grande quanto grande è l'amore che ancora prova per Silvia. È stato un personaggio per me, diciamo sempre così in attori, un personaggio bellissimo, un personaggio che ho amato molto, diciamo sempre così, ma non è vero mai. In questo caso invece è vero, cioè è stata un'esperienza, un viaggio bellissimo. Noi raccontiamo questa storia in 21 episodi, come 21 capitoli di un libro, di un lungo romanzo popolare. E ovviamente ci sono anche tanti altri personaggi, altrimenti insomma sarebbe una storia un po' noiosa, tre protagonisti per 21 episodi. Raccontiamo tanti altri personaggi e tanti altri episodi realmente accaduti nell'Italia di quegli anni. La società cambiava, ci sono state le prime votazioni a suffragio universale, si andava verso la prima guerra mondiale, si arriva nel nostro racconto alla fine della prima guerra mondiale, quindi tutto quello che accadeva intorno ai nostri personaggi entra nelle nostre vite e le trasforma, le sconvolge. È stato un bellissimo lavoro, è stato un lavoro che ha coinvolto un bellissimo gruppo di persone, e noi speriamo che questo si veda in televisione, si veda l'amore con cui è stato fatto. La ricostruzione storica, i miei colleghi avranno parlato dei costumi, delle scenografie meravigliosi che hanno sempre un grosso appeal anche in televisione, no? Vedere le cave di marmo in televisione oppure le trincee dove abbiamo girato la prima guerra mondiale, che sono quelle originali, reali, ad Asiago, dove ci sono stati combattimenti tra italiani e austriaci, abbiamo girato lì. Tutto questo insomma ha dato un grande spessore al nostro racconto, al nostro romanzo popolare, che io difatti dico sempre è una super serie, è una vera super serie con degli sforzi produttivi grossi, un grosso lavoro dietro e soprattutto un grosso amore. Il tuo personaggio però hai detto che è diverso, cioè lo hai amato, forse anche perché è totalmente diverso da tanti altri personaggi che ti abbiamo visto fare in altre fiction. Sì, ed è anche totalmente diverso da me, perché io al contrario di Corrado cercherei, nel momento in cui venissi abbandonato dal mio grande amore, da mia moglie, cercherei di capire, di lasciare andare, di rispettare questa scelta, di gestire il dolore tra me e me, in privato. Corrado invece esplode. E va bene, noi abbiamo cercato di dare una credibilità a questo, perché noi non, la sfida era renderlo non un cattivo da melò, qual è la nostra storia, pure semplice, ma di dargli delle motivazioni. Noi vorremmo che il pubblico capisse perché Corrado si comporta così. Non voglio dire che parteggi per me, perché sarebbe forse troppo, ma che comprenda le motivazioni del mio personaggio. Questo perché noi abbiamo cercato di dare a tutti i personaggi una profondità, quella profondità che un racconto così lungo ci garantiva, e per non rimanere nella superficie del racconto troppo spesso in televisione e nelle fiction, no? Si rimane troppo spesso in superficie. Noi abbiamo cercato di invece di dare qualche cosa in più.
proprio perché un racconto così lungo ce lo permetteva. E quindi sì, chissà se il pubblico capirà, se si affezionerà, se capirà che a suo modo anche Corrado è un eroe romantico. Quali sono delle due caratteristiche, una in positivo e una in negativo, del tuo personaggio? Beh, quella in positivo è che, forse anche è la stessa in negativo, cioè è capace di fare tutto, scopre di essere capace di fare tutto. Non vorrei spoilerare qualcosa, perché io, come dire, dico delle robe che avvengono nei primi 10-12 episodi, poi insomma il personaggio va avanti, la storia va avanti, è capace di tutto, anche di qualche cosa che noi non ci aspettiamo, che accadrà più avanti. È una cosa positiva, non soffermarsi sulle proprie posizioni, cioè lui prende una decisione, vuole distruggere l'amore di Silvia Brando, ma capisce a un certo punto che questa non può essere un'unica, una soluzione, una sola soluzione, capisce che deve cambiare il suo atteggiamento, che deve cambiare la sua vita in qualche modo, perché il mondo va avanti, proprio con l'arrivo della prima guerra mondiale, con tutto quello che accadeva in quegli anni, il mondo va avanti, anche la sua vita, la sua storia deve andare avanti, quindi da una parte è capace di tutto, dall'altra parte è capace anche di adattarsi. E faccio fatica a non dire in che modo, ma va bene, lo vedremo. Vuoi dare l'appuntamento? Certamente, ci vediamo da venerdì 8 dicembre su Canale 5 per il primo episodio di Sacrificio d'Amore, poi per 21 settimane vi accompagneremo a lungo in questo viaggio attraverso i sentimenti, attraverso quello che accadeva nell'Italia di un secolo fa e attraverso le storie dei nostri personaggi, ovviamente attraverso il nostro amore.